100 anni dalla nascita di Alberto Manzi, un faro della pedagogia italiana. Alberto Manzi è stato un innovatore dell'educazione veicolata attraverso la televisione e la radio. L'evento celebrativo questa mattina a Campobasso, presso l'Auditorium Arturo Giovannetti, una sala affollata da studenti ed insegnanti. Un maestro controvento, una figura aperta all'innovazione sia didattica che formativa e attento soprattutto alle necessità e bisogni emotivi dei propri alunni. Un periodo storico particolare, si è occupato di educazione degli adulti e pioniere dell'educazione a distanza. Quella che era un'analfabetizzazione di tipo letterario oggi corrisponde a un'analfabetizzazione dal punto di vista informatico. Oggi non avere le competenze digitali è un po' come essere analfabeti negli anni 50 e 60 e quindi nell'immediato dopoguerra. Bisogna sempre lavorare, fare quel che si può. Non condivido fino in fondo l'affermazione quel che non si può fare, non si fa, perché è la motivazione che determina poi i destini personali.